Alla corte del colto e raffinato Leone X, Raffaello trovò la sua massima valorizzazione ed estese la propria attività ben oltre i limiti nei quali si era mosso al tempo di Giulio II. Bramante, che lo aveva fatto venire a Roma, morì nel marzo del 1514 e a partire dal 1 agosto di quell'anno l'Urbinate, su suo stesso suggerimento, gli succedette insieme a Giuliano da San Gallo e al già vecchio Fra Giocondo, del quale così scrisse nel luglio di quell'anno allo zio Simone Ciarla. Il Papa mi ha dato un compagno frate doctissimo e vecchio de più d'80 anni. E il Papa vede che il può vivere poco, ma ha risoluto darmelo per compagno, che uomo di gran reputazione, sapientissimo, a ciò che io possa imparare. Se ha alcun bello segreto in architettura, a ciò io diventa perfettissimo in quest'arte. E ogni dì ce manda a chiamare e tragiona un pezzo tra noi di questa fabbrica. Dell'attività di studio per il nuovo San Pietro, al di là dei documenti più formali, ci è giunta una curiosa testimonianza nel chiaroscuro sottostante la scena del battesimo nella sala di Costantino, raffigurante l'imperatore che consegna il progetto della chiesa a Papa Silvestro I. Un progetto che significativamente corrisponde a quanto Raffaello aveva previsto per la nuova basilica petriana. Un impianto cioè longitudinale, come verrà realizzato nella soluzione definitiva adottata dal Maderno oltre un secolo più tardi. Lo scambio di conoscenze con il San Gallo e Fra Giocondo stimolò l'interesse dell'Urbinate per l'antico in genere e in particolare per il passato architettonico e decorativo della Roma imperiale. In questo senso, Raffaello fu una sorta di primo sovrintendente alle antichità di Roma e la sua preoccupazione per la conservazione delle vestigia del passato traspare in maniera molto evidente dalla lettera indirizzata a Leone X, certamente sua nella sostanza dei concetti, se non nella forma. Quanti pontefici, Padre Santo, quali avevano il medesimo ufficio che ha Vostra Santità, ma non già il medesimo sapere, nel medesimo valore ed grandezza di animo. Quanti, dico, pontefici, hanno permesso le ruine ed disfacimenti degli templi antichi, delle statue, degli archi e degli altri edifici, gloria degli loro fondatori. Quanta calcina si è fatta di statue ed d'altri ornamenti antichi. Non debbe adunque, Padre Santo, esser tra gli ultimi pensieri di Vostra Santità lo aver cura che quello poco che resta non sia estirpato in tutto et guasto dagli maligni et ignoranti. Da questo momento in poi è un susseguirsi continuo di commissioni tra le più diverse. Del 1 agosto 1514 è la nomina ad architetto della fabbrica di San Pietro e dello stesso anno è l'inizio delle operazioni nella stanza della Torre Borgia, che in seguito sarà detta dell'incendio di Borgo, da una delle scene che vi furono raffigurate. Del 1515 sono le prime notizie dei cartoni per gli arazzi destinati ad adornare lo zoccolo delle pareti della Cappella Sistina. E in quello stesso anno Giulio de' Medici divenne vescovo della città di Narbonne, per la cui cattedrale gli commissionò la grande tavola della Trasfigurazione, mettendolo successivamente in competizione con Sebastiano del Piombo. Il numero e la varietà degli incarichi costrinsero Raffaello a dar corpo a quella che fondamentalmente era la sua vocazione segreta, trasformandolo in un imprenditore abilissimo nel portare a buon fine le imprese in cui si lasciava coinvolgere. Nella stanza dell'incendio, l'artista impiegò una bottega di almeno 5 elementi e organizzò il lavoro con una accuratissima preparazione grafica, seguita dalla redazione di modelli molto precisi e di cartoni estremamente dettagliati.
Tipico, a questo proposito, è il caso dell'incoronazione di Carlo Magno. L'affresco venne eseguito nel 1516, subito dopo il viaggio a Bologna di Leone X, che vi aveva incontrato Francesco I, stipulando col sovrano francese un concordato in cambio del quale il pontefice si era impegnato, probabilmente solo verbalmente, a sostenere le mire di quest'ultimo alla corona imperiale. Che questi fossero gli accordi è documentato dall'affresco, che pur recando il titolo di Incoronazione di Carlo Magno, ha come protagonisti Leone X nelle vesti di Leone IV e Francesco I in quelle di Carlo. Data l'importanza della scena, Raffaello ne studiò accuratamente la composizione e in fase esecutiva, forse anche per venire incontro ai tempi stretti imposti dal pontefice, impiegò l'intera equipe, intervenendo sia in fase di rifinitura che su dettagli apparentemente secondari, come quelli dello sfondo architettonico, ma in realtà determinanti per l'effetto compositivo d'insieme e troppo complessi per essere lasciati alla bottega. Della accurata fase preparatoria restano numerosi disegni, tra cui lo studio di Düsseldorf per il gruppo di ecclesiastici in primo piano a destra e il modello in scala ridotta, oggi conservato a Venezia. Di questa sala, la volta era dipinta da Pietro Perugino, suo maestro, e Raffaello non la volse guastar per la memoria sua e per l'affezione che gli portava, sendo stato principio del grado che egli teneva in tal virtù. Il 19 luglio 1517, il cardinal Pietro Bembo, segretario ai brevi ed umanista finissimo della corte di Leone X, così scriveva al cardinal Bibbiena. Di nuovo la loggia di vostra signoria si va edificando et torna bellissima. Et le camere di nostro signore, che Raffaello ha dipinte, sì per la pittura singolare ed eccellente, et sì ancor perché quasi sempre stanno ben fornite dei cardinali, sono bellissime. Le stanze, come si ricava dal testo, erano ormai finite, mentre non è chiaro quale sia la loggia a cui si accenna. Certo non quella al secondo piano, che tra il 1516 e il 1519 costituì uno dei più grossi impegni affrontati dall'Urbinate, insieme a quello del completamento della struttura architettonica che la accoglieva e che era stata inizialmente progettata dal Bramante. Per affrontare questo compito, ancora una volta Raffaello approntò un cantiere composto da numerosissimi garzoni, facente capo da un lato a Giovanni da Udine per la decorazione a stucco e le grottesche e dall'altro al giovanissimo Giulio Romano. La loggia costituisce il tentativo più riuscito di far rivivere quel mondo antico che Raffaello aveva a lungo e accuratamente studiato a Roma e per documentare il quale, come attesta Vasari, aveva mandato disegnatori per tutta Italia, a Pozzuolo e fino in Grecia. Dall'antico erano tratti i motivi a grottesche, cosiddetti perché ricavati dagli ambienti degli antichi palazzi di epoca imperiale, che nel corso dei secoli erano stati ricoperti dal terreno e si erano trasformati in grotte. Romana era inoltre la tecnica dello stucco in calce e polvere di marmo, studiata e impiegata da Giovanni da Udine. Raffaello sfruttò questi elementi per realizzare una fastosa cornice alle storie bibliche delle 13 campate della loggia, creando un curioso connubio di sacro e di profano, che ancora oggi costituisce un unicum. Il mondo pagano, libero da ogni vincolo, rivive poi nella cosiddetta Farnesina, la villa allora in aperta campagna del principe Agostino Chigi, che nel 1517 affidò all'Urbinate l'incarico di decorare la loggia al piano terra.
Per questo ambiente, come in quasi tutti i lavori di questo periodo, il Sanzio concepì l'invenzione generale e realizzò anche numerosi disegni di dettaglio, tra cui gli studi del Louvre per Venere e Psiche e Giove e Amore, lasciando la fase pittorica alla bottega, di cui facevano parte, come di consueto, Giulio Romano, Penni e Giovanni da Udine. Per il Chigi, Raffaello aveva già dipinto nel 1514 gli affreschi della cappella omonima in Santa Maria della Pace. Alla bottega, Raffaello delegò poi gran parte della redazione dei cartoni per gli arazzi della Sistina, anche qui preceduta da un'accurata preparazione grafica, di cui fanno parte gli studi, oggi al Louvre, per il sacrificio di Listra e per la consegna delle chiavi. Quest'ultimo, chiaramente, un rapido schizzo dal vero, in cui non era stato ancora definito il gesto di Cristo verso San Pietro. Gli arazzi furono tessuti a Bruxelles nella bottega di Pieter van Elst, una delle migliori del tempo, e furono esposti per la prima volta nella Cappella Sistina il 26 dicembre 1519, suscitando una grande ammirazione, come documenta una notazione del diario di Marcantonio di Michiel, mercante ed umanista assiduo della corte di Leone X. Queste feste di Natale, il Papa messe fuori in cappella 7 pezzi di razzo, perché l'ottavo non era fornito, fatti imponente, che furono giudicati la più bella cosa che sia stata fatta in eogenere a nostri giorni. Il dipinto che prelude la morte di Raffaello è la Trasfigurazione, commissionatagli dal cardinale Giulio de' Medici, che per garantirsi nei confronti dell'artista lo pose in competizione con Sebastiano del Piombo, a cui affidò per la stessa chiesa l'esecuzione della Resurrezione di Lazzaro. Trattandosi di una pala d'altare e per di più per un committente come il cardinale, Raffaello si risolse a limitare al massimo l'intervento della bottega e, dopo averne accuratamente studiato i singoli dettagli con una serie di disegni preliminari, tra cui quello del Louvre per 2 degli Apostoli, di sua mano, continuamente lavorando, la ridusse ad ultima perfezione. Vasari inoltre precisa che l'ultima immagine a cui pose mano l'artista fu il volto di Cristo, che finitolo, come ultima cosa che a fare avesse, non toccò più pennelli, sopraggiungendoli la morte. L'opera ebbe un enorme successo postumo e tra gli artisti che ad essa si ispirarono e ne trassero copie vi fu lo stesso Rubens, che ne derivò tra l'altro il disegno oggi al Louvre. I motivi di questa prematura scomparsa, che tolse dalla scena l'Urbinate all'età precocissima di 37 anni, sono legati ad una vicenda che ci viene riferita dal Vasari, il quale con ogni probabilità ne accentuò i caratteri romanzeschi. A detta del biografo aretino, Raffaello si dedicava infatti volentieri e spesso ai piaceri amorosi. Tra le sue amanti, l'ultima e la più nota è la cosiddetta Fornarina, ritratta nel dipinto della Galleria Barberini a Roma, che alcuni identificano con la senese Margherita Luti, figlia di un certo Francesco, fornaio della contrada di Santa Dorotea a Roma. La donna è forse la stessa raffigurata nella Velata degli Uffizi, uno dei più bei ritratti della maturità del Sanzio. Per porre un freno alla vita sregolata dell'artista, e forse anche per motivi del tutto personali, il cardinal Bibbiena tentò di fargli sposare la nipote Maria Dovizi, che gli fu sepolta accanto nel Pantheon. Raffaello, tuttavia, secondo Vasari, fu malissimo contento di questo laccio e andò in modo, mettendo tempo in mezzo, che molti mesi passarono che il matrimonio non consumò. Ciò, tuttavia, non gli impedì di indulgere ai propri piaceri amorosi, onde avvenne che una volta fra l'altre disordinò più del solito, perché tornato a casa con una grandissima febbre fu creduto dai medici che fosse riscaldato, onde non confessando il disordine che aveva fatto per poca prudenza
loro gli cavarono il sangue, di maniera che, indebolito, si sentiva mancare. Perché fece testamento. E prima, come cristiano, mandò l'amata sua fuori di casa e le lasciò modo di vivere onestamente. Ordinò poi che delle sue facoltà in Santa Maria Ritonda si restaurasse un tabernacolo di quegli antichi e uno altare si facesse con una statua di Nostra Donna in marmo, la quale per sua sepoltura e riposo dopo la morte se lesse. E lasciò ogni suo avere a Giulio Romano e Giovan Francesco Penni. Poi, confesso e contrito, finì il corso della sua vita il giorno medesimo che nacque, che fu il Venerdì Santo, d'anni 37. L'anima del quale è da credere che, come di sue virtù ha abbellito il mondo, così abbia di sé medesima adorno il cielo. E Vasari chiude dicendo: gli misero alla morte, al capo, nella sala ove lavorava, la tavola della trasfigurazione, che aveva finito per il cardinale de' Medici, la quale opera, nel vedere il corpo morto e quella viva, faceva scoppiare l'anima di dolore a ognuno che qui vi guardava.